Campionato 7 Open, Serie C3 nella settima giornata per inseguire la vetta. Ci sono i gialli di Cream in quarta posizione contro Tenuta Carretta che invece occupa la terza. C2. Rapisarda via centrali, finta il tiro, se la porta sul mancino. Poi lascia per il destro di C2, il tocco di Lombella. Calcio di punizione con Alferi che parte, destro potente, il colpo di tacco tentato da Grossi, che riflesso di D'Angelo. Di Carlo mette dentro il cross, la deviazione di Mileto, poi il destro tentato da Avvantaggiato che colpisce bene, palla che gira troppo però. Oprandi mette giù, ce l'ha sul destro, sterzata, se la porta sul mancino, non tira, offre a Rapisarda che va vicinissimo al palo del portiere, occasione per Cream. Apertura sinistra su C2. Bravo! Prova l'imbucata, pallone che gli ritorna a destra dalla distanza, super gol da parte di Mihai C2 che sblocca la partita, 1-0 per Cream. Lancio lungo di Carlo in area di rigore, miracolo da parte di Lombella che stoppa il numero 8. Spazio centrale per Rapisarda, area di rigore, l'uscita da parte di Lombella che gli sbarra la strada. Di Carlo sradica il pallone, area di rigore, fa girare il destro, vola Lombella a toglierla dalla porta. Altro lancio perfetto per Di Carlo che fa la sponda per Rapisarda, arriva in scivolata Lombella, palla che sbatte sul palo. Imbucata dentro, anticipo secco da parte di Bandara, attenzione che è 2 contro 1. Pescato dall'altra parte Di Carlo, ce l'ha sul mancino, colpisce malissimo. Viene incontro Grossi, filtrante per Locatelli, forte! Passa il pallone, non riesce a respingerlo D'Angelo, al minuto 21 la pareggiata Tenuta Carretta con il gol di Davide Locatelli. Sono 4 in campionato, 1-1. Loca! Rapisarda, vertice dell'area di rigore, va forte in area di rigore, colpo di tacco da parte del capitano Paolo Prandi, la firma lui probabilmente questa partita. Altro lancio lungo, adesso baricentro altissimo, pallone dentro per Rapisarda, eccolo qui il punto esclamativo sulla partita, colpisce in contropiede Cream, solito lancio millimetrico per Di Carlo che mette dentro e Davide Rapisarda fa 9 in campionato, 3-1 per Cream. E finisce qua una partita bellissima tra due squadre veramente forti, Cream va avanti, si fa riprendere, sbaglia tanti gol ma alla fine la porta a casa, 3 punti e sorpasso in classifica su Tenuta Carretta. Con capitano Prandi, Paolo, allora è stata una partita incredibile, l'avete gestita bene, poi non è arrivato il gol del 2-0, avete subito l'1-1, poi ci vuole la forza mentale per riuscire a riportarsi in vantaggio alla fine, c'è il tuo zampino con un gran gol di tacco. Sì, è sempre così, quando non la metti dentro poi possono capitare, soprattutto a 7 dei rimpalli con questo campo qui, e quindi era girata male. È fortuna poi però che ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a passare in vantaggio e poi al sicuro, quindi bene, finire l'anno così. Era comunque una vittoria fondamentale perché oggi c'era lo scontro tra la prima e la seconda, voi con questa vittoria vi mettete in scia, adesso c'è la pausa, nel nuovo anno cosa speri si aggiunga a questa squadra per provare ad arrivare in vetta? No, la squadra gira bene, siamo partiti molto forte quest'anno, poi complice qualche assenza, qualche infortunio, abbiamo avuto un paio di intoppi, ma adesso abbiamo ripreso, seconda vittoria consecutiva, chiudiamo bene l'anno e poi ricominceremo ancora così. Grazie al capitano, allora in bocca al lupo per le prossime. Grazie a voi.